Siete stati distratti questa mattina, poco male, perché magari avete perso un po' i giornali radio. Veronica, tu sei stata distratta, hai perso i giornali radio, hai le notizie. Sì, sì. Vabbè, ma arriva Leonardo Manera adesso che ci racconta in 2-3 minuti tutto quello che è successo. Anche perché oggi è venerdì e quindi facciamo un resoconto delle news della settimana con tutte le notizie minuto per minuto. Passa fiducia a Rosatellum, tra le voci critiche Giorgio Napolitano, soddisfatto PD, Grasso lascia il Partito Democratico, critico MDP, 13 verdiniani votano con il governo, verdiniani dichiarano aver votato fiducia tecnica e non politica al governo e francamente chi se ne frega se la fiducia dei verdiniani è tecnica o politica. Protesta 5 Stelle, pentastellati con gli occhi bendati, gridano onestà, onestà, dall'altra parte gridano non se può fa, non se può fa. Inciuccio, PD, Forza Italia, attaccano i pentastellati, dure critiche al PD anche da sinistra italiana, critico MDP, dal treno Matteo Renzi non risparmia bordate ai 5 Stelle, dal treno Matteo Renzi risponde a Giorgio Napolitano, dal treno Matteo Renzi dichiara nessuna pressione sul Presidente del Consiglio, tutti invitano Matteo Renzi a rimanere sul treno, critiche le ferrovie dello Stato, Banca Italia, Gentiloni riconferma Visco, Visco ringrazia Gentiloni, Renzi contrario, più opportuno un cambio, indicazione del governatore di Banca Italia, prerogativa del Premier Gentiloni, Gentiloni affonda centrocampo, serve a Visco che conclude in rete, tema caldo quello delle pensioni, diritti dei pensionati e esigenze della finanza pubblica, decisione bonus Poletti, innalzamento età pensionabile a 67 anni, donne pensionate in Italia, reddito inferiore a 1000 euro, riferisce Istat. Reagisce Vladimir Lussuria, forse ho sbagliato a farmi operare. Giocatori del Lazio scendono in campo con immagine Anna Frank sulle maglie. Ultras Lazio intonano cori fascisti. Lotito dichiara tutta una sceneggiata. Fonti anonime riferiscono, è Lotito che è tutta una sceneggiata. Critico MDP, omaggio floreale, certo non può risolvere la vicenda. Mondo del calcio prende distanze ma poi non sa dove andare e torna indietro. Su vicenda interviene capo della polizia Gabrielli. Indagini proseguono. Atteso a breve un pronunciamento della FIGC. Cade, accusa di omicidio volontario per ristoratore lodigiano che uccise ladro durante una rapina. Chiuse indagini dalla procura di Lodi. Titolare resta indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Sindaci di donne esprimono solidarietà all'oste. Accelerazione, nuova legge su legittima difesa. Ci si potrà difendere solo se i ladri non danno segni di pentimento o simpatia. All'Italia, punta, nuovo acquirente americano. Appena si rendono conto di cos'è l'Italia, poi vedi che spariscono. Cambiano carte in tavola. Ipotesi di investimento tra 100 e 400 milioni di euro. Ammazza quanti soldi, resterebbe anche il capitale pubblico. In Alitalia, commissario Stefano Paleari, lusingato da interesse del fondo Cerberus. Lotito suggerisce atteggiamento a fondo Cerberus, andiamo a vasta sceneggiata. Lotito suggerisce atteggiamento a Stefano Paleari, andiamo a vasta sceneggiata. La sceneggiata si dissocia da Lotito e arrivederci alla prossima partita. Buon fine settimana a tutti! Critico!